L'idea è quella che in un momento di difficoltà al Paese bisogna che ci sia un governo e un Premier che unisce e non che divide. Conte ovviamente, e si è visto anche in queste settimane, è uno che divide, perché è uno in un momento in cui c'è un'emergenza in Lombardia, attacca la Regione Lombardia, non mi sembra un Premier che abbia un suo senso equilibrato. Ma c'è questo Premier che unisce? Cioè, lei ma io credo di sì. Come ma ad esempio una adesso... figura tipo, tipo Draghi, secondo noi, in questo momento, secondo me, è un momento in cui potrebbe avere senso in un periodo di transizione. Oltretutto noi abbiamo bisogno di prendere autorevolezza a livello internazionale. Non c'è dubbio. Perché, torno a dire, l'economia italiana è legata indissolubilmente per le materie prime, per le esportazioni, sui mercati internazionali. Noi oggi le nostre aziende per il 70% vivono sull'esportazione. Le posso fare una domanda immediatamente successiva, che credo come me si facciano moltissime persone e magari moltissime persone che votano Lega. Lei dice Draghi, io le ribatto. Faccio un esempio. No, ma siccome è stato fatto questo nome anche credo da Salvini, uno dice come Draghi, Draghi, cioè l'europeista, l'ex presidente della BCE, cioè quello che nell'immaginario collettivo doveva essere il nemico giurato dei sovranisti della Lega, ma questo è un capitolo. E poi Draghi viene per guidare un governo di pochi mesi e si fa da parte? Non so, io spero io sarò un po' romantico, ma spero che qualcuno ami ancora questo paese e non si vada a prendere un governo solo per interessi personali, perché l'imbarazzo sul governo Conte è che sono tutti lì non per interesse del paese, ma perché sennò temono di andare a casa. Allora, che noi dobbiamo sacrificare l'economia italiana per tenere su un governicchio dove c'è gente che sennò non sa cosa fare e un Parlamento che addirittura non si vuole sospendere il referendum, nonostante che magari parte della popolazione non potrebbe votare. Ricordiamo il referendum del 29 marzo sul taglio perché dei parlamentari. Ovviamente quella cosa lì stabilizza la legislatura e consentirà ai parlamentari che anche se si ferma l'economia italiana, il Parlamento non viene messo in discussione per i prossimi 3 anni, mi sembra assolutamente folle. In questo momento dobbiamo star vicino alle aziende, alle persone, a chi nei prossimi mesi purtroppo avrà problemi a trovare un lavoro in questo paese. Vado a Marco, però le faccio ancora una domanda, ma se il governo, poi lo vedremo, Conte dice intanto il governo è già molto unito, quindi non abbiamo bisogno di governi di unità nazionale, questo l'ha fatto sapere ieri il Premier, peraltro Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, cioè forze importanti dell'attuale maggioranza, dicono non se ne parla nemmeno di andare con la Lega di Salvini, e anche nel centrodestra i vostri alleati di Fratelli d'Italia in particolare e Forza Italia non mi pare abbiano abbracciato questa vostra proposta. Allora, loro hanno detto una cosa che noi condividiamo, che noi non siamo disposti a appoggiare un governo Conte, e un governo di unità nazionale deve essere un governo a tempo di, in un periodo, parla 8 mesi Salvini, fino dopo la legge di stabilità, vedremo, ma sicuramente... Cioè, fine anno o i primi del prossimo però anno, però sicuramente insomma deve essere un governo che riesca a unire il paese dietro l'emergenza. Poi, se invece non si può fare perché si decide che Conte è più importante dell'Italia, perché noi stiamo decidendo in questo momento questo, più importante è far ripartire l'economia del paese o tenere il Presidente del Consiglio? È più importante il Presidente del Consiglio, e lo dico perché è lo stesso Presidente che a noi ha bloccato i commissariamenti sulle opere pubbliche. Cioè il modello Genova, perché erano già stati stabiliti 79 commissari, che sta bloccando 11 miliardi di investimenti sulle autostrade, bloccando i PEF e nel mille proroghe rinviandoli di nuovo a luglio. Che sta sono bloccando i PEF? I piani economici finanziari dei concessionari. Allora, da questo punto di vista, o questo governo domani mattina esce con un decreto, chiama le opposizioni, si fa un'azione di forza anche a livello europeo, perché bisognerà aumentare il debito. È sforare inutile. Il 3%. Noi dobbiamo non far pagare le tasse. Se fosse questa la linea, votereste a favore dei provvedimenti del governo, dell'attuale maggioranza? Se prende il governo i provvedimenti dalla Lega, sono almeno siamo pazzi. Una parte, siamo pazzi, però il tema vero è che mi sembra che questo governo non ci sia quest'area, voglia, come posso dire, l'ha detto Conte ieri, noi non abbiamo problemi, rappresentiamo già la nazione. Sì. Se lui pensa che lui rappresenta la nazione a prescindere da quello che succede nella nazione, perché oggi lo Stato, la vita reale dice che il Parlamento è sfiduciato, perché oggi si andasse a votare la metà dei parlamentari, forse di più, non entrerebbero in Parlamento. Allora, chiarissimo. È chiaro che da questo punto di vista un bagno di umiltà da parte di questo governo ci deve essere. Poi noi siamo disponibili a fare qualsiasi cosa, purché si faccia ripartire l'Italia e si dia una forza e un aiuto agli italiani. Marco Rizzo.